Quinto giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri ieri sono scesi in campo per la primissima amichevole qui in Abruzzo contro l'Egnazia. Risultato finale di 4-0. In gol immediatamente Kvaratskhelia. Nonostante fosse sembrato un po' in affanno nel primissimo allenamento, il georgiano ha fatto una gran partita. Poi quel gol è stato veramente di una qualità incredibile. Controllo in palleggio col destro, sinistro ad incrociare al volo, con una pennellata ovviamente da parte del solito Lobotka, che sembrava fosse da anni sotto la guida Conte. Si è già visto l'impatto dei big fondamentalmente di ritorno dalle nazionali, come esempio di Lorenzo, che lì dietro come braccetto di destra ha fatto molto bene. Continuando a parlare un po' di gol di questo 4-0, c'è Politano che ha siglato il gol del raddoppio proprio sugli sviluppi di un'azione sulla sinistra da parte di Spinazzola, con Di Lorenzo che si è inserito molto bene per vie centrali. 3-0 che è stato trovato nella ripresa grazie al Ciolito Simeone, su assist di Zerbini, lo stesso Zerbini poi ha servito l'assist al bacio fondamentalmente di prima intenzione per Ngonghe, un'azione bellissima quella lì del poker azzurro, iniziata da Raspadori che si è abbassato sulla linea di centrocampo, ha lanciato praticamente quasi nell'area avversaria. Qualcosa di molto bello si è visto in questa azione e in tanto altro nel corso dei 90 minuti con gli avversari, l'Egnazia, campioni in carica di Albania, che praticamente non si sono mai visti dalle parti prima di Meret e poi di Caprile. Napoli che adesso continuerà a lavorare, non questa mattina, che c'è bisogno di un pochino di riposo anche con il gran caldo che sta facendo a Castel di Sangro. Nel pomeriggio ci sarà la sessione d'allenamento aperta al pubblico, aperta alla stampa, dalle 18.15 fino alle 18.30, dopodiché si penserà anche alla prossima partita, alle prossime e ultime due partite prima dell'inizio della stagione. Inizio della stagione con previsione per la Coppa Italia, con l'inizio del campionato. Ecco, il Napoli si sta preparando con grande attenzione, meticolosità. Conte le risposte le sta avendo, però andando per ordine, in ordine cronologico, ci sarà prima conferenza stampa di Alessandro Buongiorno, che parlerà alle 15 con il Napoli che poi continuerà a lavorare, con il Napoli che vorrà mettere a segno anche qualche colpo di mercato, perché c'è Gilmour che potrebbe rinforzare il centrocampo, servirà anche qualche uscita, su tutte quella di Ostigar, per una questione numerica, non tanto di centrocampo ma proprio per una questione di lista. Ecco, partendo da lui, arrivando anche ad altri nomi come quello di Caiuste, ci sono un po' di situazioni da mettere a posto. Il Napoli lavora in campo, il Napoli lavora sul mercato, il Napoli è al lavoro per riscattare la scorsa stagione, che sicuramente non è stata delle migliori.